Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la cui prima puntata è andata in onda sabato scorso, ha già i favoriti per la vittoria finale. Fra le 13 coppie in gara sono 3 o 4 quelle che si contenderanno il successo. In pista, come sempre, scenderanno un volto noto dello spettacolo e un ballerino professionista. La barese Anna Oxa, in coppia con Samuel Peron, parte favorita. E c'è un altro pugliese fra i concorrenti di questa edizione dello show. È il pallavolista Luigi Mastrangelo, originario di Mottola, nel Tarantino. A darsi battaglia, a suon di rumba e tango, anche Massimo Boldi, che si cimenterà coraggiosamente per la prima volta col ballo. Ma sentiamo le anticipazioni della seconda puntata di domani sera dalla viva voce della padrona di casa, Milly Carlucci, raggiunta al telefono durante le prove. Che edizione è questa per lei? È la nona edizione. Abbiamo cominciato nel 2005 e un paio di anni abbiamo fatto anche due edizioni nella stessa annata, quindi insomma siamo belli grandini. Questo è diventato ormai lo show del sabato sera di Rai 1. Siamo domani alla seconda puntata, ma c'è già una favorita che è Anna Oxa. Ma Anna ha fatto un'ondata di entusiasmo e di emozione la prima puntata. È sempre presto dire favoriti, no? È come all'inizio del campionato di calcio. Bisogna aspettare per capire chi veramente è favorito e arriverà poi al gradino più alto del podio. Però è certo che Anna è un'interprete pazzesca, la sua sensibilità artistica si applica a tutto, alla musica, come ha sempre fatto nella sua carriera, e adesso scopriamo anche alla danza. Anche lei fa training per essere pronta e in forma per affrontare questa stagione? Beh, chi fa il mio mestiere, e questo è un vecchio consiglio di Gassman, Vittorio Gassman diceva che l'attore, ma così anche chi lavora in televisione, deve preoccuparsi della sua macchina. La nostra macchina è il nostro corpo, no? Quindi bisogna essere in forma, bisogna fare in modo che tu abbia una resistenza fisica e un'energia sempre ad altissimo livello, perché è un tipo di lavoro che quando c'è, perché poi ci sono anche periodi in cui non c'è ed è stranissimo improvvisamente il calo di tensione, ma quando c'è è di un'intensità terribile, cioè si può lavorare anche 18 ore su 24, è normale, e quindi devi proprio essere forte e allenato psicologicamente e fisicamente. Squadra che vince non si cambia, anche quest'anno la formazione resta invariata? Beh, la formazione invariata in realtà è una formazione piccola, perché Paolo, Belli e io sono in due, c'è Foxy John che è la nostra voce, c'è la Big Band. Quello che rende il programma sempre diverso è il cast, che avete visto nella prima puntata, è molto molto vario, perché abbiamo parlato di Anna, c'è un altro pugliese tra l'altro tra di noi, che è Gigi Mastrangelo, il capitano della nazionale di pallavolo. Sì. Ecco, lui per esempio è un personaggio talmente opposto ad Anna, 2,02 metri, da sciogliere, di colosso di Rodi, e a fianco a lui c'è un altro atleta della sua stessa altezza, non solo come livello nazionale ma come proprio altezza fisica, che è Maurice Perez, che invece è il centrale della nazionale di pallanuoto. Sono i nostri due colossi. Poi c'è Elisa Di Francesca, ma poi c'è quello che i giornali hanno definito l'uomo più bello del mondo, che è Jesus Lutz, l'ex fidanzato di Madonna, e poi gli attori Lorenzo Flaherty, Roberto Farnesi, c'è Lea T, grandissima modella internazionale. Quindi voglio dire che è un cast che ha dei sapori opposti, molto molto interessanti, particolari e veramente unici. Credo che questa sia la novità di quest'anno. Ci sono 13 coppie in gara, domani sera ne saranno eliminate alcune? Ogni puntata ne viene eliminata una, e questo purtroppo è dolorosissimo, però fa parte del gioco del talent, perché è un po' quello che su cui si diverte il pubblico da casa, vedere quale coppia poi verrà, dalla combinazione del voto della giuria e del televoto, verrà buttata fuori dalla competizione. C'è da dire che poi noi facciamo i ripescaggi, esatto, ci sono altre occasioni per rientrare, e quindi insomma una chance per arrivare fino in fondo c'è per tutti. Prima, nel nominare i personaggi, ho dimenticato il personaggio nostro simbolico di quest'anno, che è Massimo Boldi. Dico che è un personaggio simbolico perché Boldi veramente, come physique, no? È proprio l'uomo che non ha mai fatto un secondo di ginnastica in vita sua, che ha sempre vissuto abbracciato al suo sofà.
E quindi è la vera sfida di questa edizione, no? Riuscire a farlo ballare. Infatti è la sfida di questa edizione, riuscire a metterlo in forma e riuscire a farlo ballare. Insomma, ci stiamo provando con tutte, lui devo dire che partecipa, nel senso emotivamente lo vuole fare. Certo che tutta una vita di inattività Tanta non lo ruggine. aiuta, però ci sta mettendo un entusiasmo meraviglioso. Allora, grazie a Milly Carlucci per averci concesso questi minuti preziosi della sua mattinata in vista della serata di domani. Vuole darlo lei l'appuntamento? Sì, allora intanto vi dico che domani sera ballerina per una notte Emanuela Arcuri, questo per la gioia Dei telespettatori. delle platee maschili, ma anche di quelle femminili, perché lei è una bella rappresentante, insomma, del nostro sesso, affascinante. E la vedremo in un tango, quindi devo dire che sarà una bella applicazione della sua sensualità ad un ballo così emozionante. E poi l'appuntamento sarà come sempre per le 21, 21 e 10 massimo, insomma dipende un po' dal TG, su Rai 1 per un'altra appassionante serata di Ballando con le Stelle.